Da venerdì 26 agosto a domenica 12 settembre, nelle valli piemontesi del primo parco nazionale istituito in Italia, tornerà il Festival del Teatro in Natura Gran Paradiso dal Vivo, organizzato da Compagni di Viaggio, finanziato e promosso dal parco, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino. La presentazione dell'iniziativa si è svolta nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna. La nuova edizione del festival è ricca di presenze e generi nuovi nella costante e inesauribile ricerca di una relazione armonica con lo spazio, la natura e il pubblico. Ogni anno il parco si svela come un palcoscenico, una platea, un teatro naturale che al mattino si apre e alla sera scompare, nel quale si porta la magia dello spettacolo in eventi unici e sempre diversi. Quest'anno si aggiunge anche un nuovo luogo, il parco della Torre Tellaria a Pont Canavese, ma anche il Pian della Zaria, il luogo più bello del mondo secondo lo scrittore Mario Rigoni Stern, la Vivei di Pezzetto e la salita alla Borgata Sassa a Noasca. Si torna finalmente a fare spettacolo in natura ed è un stimolo importante per i sensi e per il nostro spirito. Sicuramente, dopo un altro anno difficile ci ritroviamo con Gran Paradiso dal Vivo, che così ha proprio un po' lo spirito di riaprire i nostri sensi, il nostro appunto spirito, a un'esperienza di bellezza non semplicemente da un punto di vista per esempio della visione di uno spettacolo oppure di un'escursione in natura, ma provare a mettere insieme entrambe le cose. E da questo connubio nascono veramente delle esperienze uniche. Abbiamo una serie di spettacoli veramente costruiti e pensati per gli spazi naturali e spettacoli veramente per tutti, cioè ci sono spettacoli più adatti a un pubblico adulto che vengono svolti di sera, ne abbiamo addirittura uno all'alba che l'anno scorso ha riscosso un grandissimo successo, ma anche proposte per le famiglie, chi vuole passare una domenica in montagna, nelle valli del Gran Paradiso, ma anche assistere a uno spettacolo teatrale sicuramente divertente e piacevole che può piacere a tutta la famiglia. E questa manifestazione l'anno scorso veramente ha raccolto grandi consensi. Siamo convinti che anche quest'anno, pur con le limitazioni legate alla capienza, al Covid, infatti sarà necessaria una prenotazione obbligatoria per partecipare agli spettacoli, sarà sicuramente un'esperienza che vale la pena di vivere. E si spazia dal teatro classico, dal teatro greco, al moderno, al contemporaneo. Esatto, ci sono per esempio due produzioni realizzate apposta per questa manifestazione che sarà Uno piccolo paradisi, con delle storie nate proprio nei territori del parco, e un altro che si chiama L'ombra del lupo, un po' che parla del ritorno di questi animali sui territori, che sono presenze che in qualche modo fanno temere, ma di cui non c'è assolutamente caso, non è il caso di averne timore. E viceversa ci sono altri spettacoli più legati ai miti greci, però sicuramente riletti in base ai luoghi dove vengono rappresentati. Ecco, questa è la cosa importante. Rispetto a uno spettacolo teatrale tout court, il fatto di essere in natura dà un'immagine nuova, una forza nuova. Un sostegno convinto da parte del primo parco nazionale istituito in Italia, perché questa è un'occasione per portare ulteriori appassionati di montagna nel vostro territorio. Sì. Orgogliosi di avere quasi 100 anni, nel 2022 continuiamo il nostro impegno per promuovere la natura un po' su due fronti: il fronte scientifico divulgativo, portando i turisti appassionati a vedere gli animali, a spiegare loro con le guide, eccetera, un po' anche l'altro fronte che secondo noi è importantissimo, che è quello più culturale, artistico, perché è proprio attraverso le forme di arte come il teatro natura, di cui parla questo festival, la musica, la letteratura, che noi andiamo a toccare anche piani profondi dell'essere umano, che in questo modo qua riconquista il suo rapporto vero con la natura e dunque la ama e la protegge. Questo è il passaggio che con questo festival vogliamo fare.